Abbiamo fatto un passo avanti risolvendo la questione nel mese di agosto, che era una vera e vera emergenza, ma il problema è ancora tutto sul campo, quindi questa forte azione di risanamento che abbiamo messo in campo, riconosciuta da tutti a livello nazionale come modello, è stata vanificata da una sentenza della Corte Costituzionale, assolutamente legittima dal punto di vista del merito, che io non posso certamente discutere in quei termini, ma ha avuto un effetto da togliere una diga di protezione, quindi come capita quando tu c'hai una diga in protezione, l'acqua scende nella cittadina che sta giù producendo dei danni. Questo è l'effetto poi pratico in un'azione di risanamento che aveva di fatto risolto più del 50% dei problemi. Noi avevamo in questi due anni risanato più del 50% del sistema, ci mancavano 6 mesi di tempo, la diga sarebbe dovuta rimanere in piedi per altri 6 mesi, però ormai questo non è avvenuto e qui dobbiamo ora affrontare questa tempesta perfetta non perdendo il buono che abbiamo fatto, mettendo in campo azioni correttive. Ecco perché la riunione di questa mattina, non solo con le ASL, con il sistema bancario che deve essere nostro partner e seguirci sulle linee chiaramente di risanamento e di attenzione a questa azione di risanamento, e nello stesso tempo con i prefetti, quindi il prefetto di Napoli, che ringrazio per la sensibilità, tutti i prefetti della regione sono stati presenti qui oggi con le forze di polizia e di sicurezza che hanno chiaramente seguito questo nostro ragionamento. Dobbiamo risolvere i problemi, io mi auguro strutturalmente, quella è la nostra richiesta. Oggi siamo riusciti a risolvere solo agosto e intanto ci dobbiamo prendere questo piccolo avanzamento, ma noi dobbiamo risolvere il sistema perché non possiamo vanificare il grande lavoro che abbiamo fatto. Io vorrei riconfermare ancora una volta a voi che noi stiamo parlando che il pregresso è ante 2010, se no sembra il risanamento è post 2010. Beh, allora l'ASL Salerno vive una dimensione leggermente differente rispetto alle altre due ASL che si trovano in difficoltà, la Napoli 1 e la Napoli 3, perché abbiamo un tesoriere che è differente. Loro hanno il Banco di Napoli, noi abbiamo il Monte Paschi di Siena, che ha attuato una politica leggermente differente, nel senso che non ha ripreso tutti quei pignoramenti che erano stati, come dire, cassati dalla legge precedente, e quindi noi abbiamo avuto un poco più di autonomia. Ovviamente come loro le difficoltà finanziarie sono presenti perché le risorse iniziano ad essere aggredite ed abbiamo i famosi ormai 100 milioni di euro pignorati sul conto corrente, quindi attraverso delle anticipazioni riusciremo a superare agosto. Ovviamente nel mese di settembre bisognerà immaginare un'altra procedura per pagare il corrente, perché io sono più che mai convinto che garantendo appunto il corrente e quindi dando fiducia ai nostri fornitori riusciremo anche sul pregresso, che è una massa enorme che abbiamo ereditato, a superare la criticità. Avendo le disponibilità loro eviteranno, come dire, di aggredirci e quindi si può mantenere questo sistema virtuoso. Ovviamente i sistemi che stiamo studiando appunto di concerto con la regione sono diversi, stiamo immaginando appunto anche di utilizzare una famosa seconda cassa che possa permetterci appunto di far fronte a questa parte corrente.